Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. La Reggiana salva l'imbattibilità interna con un rigore segnato da Zannoni a tempo scaduto in una cornice del tutto singolare. 10 minuti prima, infatti, centinaia di tifosi sono entrati in campo anticipando la festosa invasione finale, approfittando della strampalata decisione di aprire alcuni cancelli. L'arbitro a questo punto ha sospeso la gara per riportare l'ordine sul campo, ma la gente non è tornata sulle gradinate nonostante ripetuti appelli. Visti inutili i tentativi, dopo 8 minuti di sospensione, l'arbitro Boriello ha fatto riprendere la gara. E alla prima azione, sugli sviluppi di una punizione di Zannoni, Parlato è finito a terra in area. Boriello ha accordato il rigore, segnato, fatto ripetere e ancora realizzato da Zannoni. Il Pisa, che ha messo in campo motivazioni maggiori rispetto alla capolista, era passato in vantaggio con Scarafoni al 35esimo del primo tempo. La Reggiana si è svegliata solo nella ripresa, iniziando un autentico assedio, ma tra rigori reclamati e un palo di scienza la pressione è rimasta sterile fino al lampo finale, che ha mantenuto l'inviolabilità stagionale del Mirabello. Ultimo impegno casalingo della stagione, avversario il Pisa di Romeo Anconetani. La curva sud saluta tifosi e giocatori con una grande scenografia dove una stella cadente trasforma un sogno in realtà. Veniamo alla partita. Giocata da ambo le parti con grande impegno, vibrante, anche nervosa. Passa in vantaggio il Pisa con Scarafoni nel primo tempo. La Reggiana pareggia a 5 minuti dal termine con Zannoni, che trasforma un calcio di rigore che l'arbitro fa calciare 2 volte. I tifosi hanno ancora tanta voglia di festeggiare. Le ultime battute dell'incontro si svolgono in una insolita cornice. Poi, al fischio di chiusura, la pacifica invasione e la caccia ad un ricordo da custodire gelosamente per sempre.